Allora, diciamo che io ho iniziato nel 2011 a produrre, un po' così per scherzo, diciamo, con gli amici, e piano piano appunto mi sono interessato anche al mondo del DJ e ho iniziato che avevo 14 anni, e così a casa con un controller, poi ho preso un paio di giradischi della Reloop. E niente, ho iniziato a suonare sia con il computer che con i dischi. E niente, poi è diventata una cosa un pochino più seria, diciamo, quando ho fatto la prima data nel 2018, no, 2019, Tenax nel tube. E niente, poi c'è stato il Covid. E Bloccato. sì, ho ripreso poi nel 2022. E niente. Cosa pensi ti abbia influenzato a livello proprio musicale? Allora ti dico, ho ascolto un po' di tutto, però mi piace molto l'ambient, primi anni 2000, di elettronica, tipo Aphex Twin, Boards of Canada, questi artisti qua. Mi ritrovo molto anche nelle produzioni a riutilizzare questi schemi di soprattutto Certo. armonie e arrangiamenti. Ho ascoltato tanto anche la techno, un po' di minimal, electro, quindi sono un attimino, cioè vengo un po' Un da. po' tutto, Sì, ok. però questo mi ha aiutato poi a capire qual è la mia Certo. direzione, il suono che voglio proporre. In ambito invece produttivo, questa cosa, come la vedi? Cioè, nel senso, qual è la parte che curi di più di una traccia? A cui stai, diciamo, più attento, ecco. Allora, sicuramente alla scelta dei suoni, curo molto appunto il sound design, la realizzazione appunto di un suono. E mi sono staccato dall'utilizzare preset perché alla fine utilizzi magari suoni interessanti, ganzi, però non hai la cognizione di causa di quello che stai facendo. E piano piano comunque è una roba un po' comunque ostica, se Certo, possiamo dire. sì. Però imparando a capire queste dinamiche riesci comunque a avere controllo su quello che fai poi quando ti metti in studio. Quindi penso che sia una delle cose più importanti, soprattutto per non perdersi in meccanismi dove poi ti ritrovi solo a essere controproducente, a innescare meccanismi di nervosismo e tutte quelle cose. E come ti vivi le due sfere, ovvero essere sia DJ che produttore, su quale delle due al momento stai, diciamo, investendo di più, ecco? Allora, io personalmente passo molto più tempo in studio a cercare di produrre rispetto che magari a suonare, poi perché comunque le date, insomma, non Certo. sono così frequenti, ma allo stesso tempo cioè, mi trovo più a mio agio, Certo, diciamo, nel sì. mondo dello studio, ecco. Ok, c'è qualche progetto a cui partecipo, a cui vorresti partecipare o qualche gruppo? Allora, ora sto suonando al Dandy e club di Vico Pisano. Sono con loro da un annetto, sto studiando a Milano, quindi mi sono trasferito su e sto facendo un po' il nomade. Come ti vivi questo spostamento? Ti ha anche influito un po' a livello tuo personale, quindi poi di conseguenza anche nella musica? Ma in realtà mi ha aiutato soprattutto perché ho conosciuto tante persone con le quali ho potuto condividere appunto idee e concetti, mi sono accorto che comunque il mondo è molto più È vasto di quello vasto. che ci immaginiamo, soprattutto anche nel mondo degli artisti e della musica, perché cioè, ho scoperto che esistono tanti ragazzi forti, ma veramente bravi, che uno, cioè, Magari fa difficoltà a trovare perché magari non sì, non te essendo. ne rendi conto di quanti ragazzi in gamba ci sono, fino a che poi Non ti vivi Non ti le approcci cose, sì, a sì. queste Esatto. nuove realtà, cercare un attimino di fare networking, se possiamo anche dire così, che è una cosa che penso sia molto importante e che manca, secondo me, nella nostra Sì, scena. qua soprattutto sì. Sì, purtroppo, ecco, in Italia non c'è questa tendenza a supportarsi Non l'un gli molto, altri. no. E come ti vivi il rapporto tra vinile e digitale invece? Cioè, quale lo preferisci e cosa ti fanno magari esprimere entrambe? Allora, ti dico, non sono estremista da nessuna delle due parti. Allora,
Il vinile secondo me ha un valore dal punto di vista anche dell'oggetto, cioè ti Ok. dai, cioè percepisci proprio l'oggetto in sé per Certo. sé. E sicuramente c'è un discorso di ricerca molto più curata, diciamo, Ok. rispetto magari a una ricerca che puoi fare quando magari insomma scorri su Beatport, Certo. Bandcamp, quella insomma piattaforma che vuoi, perché appunto tu non dai la giusta attenzione al disco come magari la puoi dare quando vai in un negozio ad ascoltarlo, te l'ascolti Certo, tutto, te lo lì ascolti giri, 20 secondi, prendi il capito? drop, Esatto, magari, bravo, certo. esatto. Già il fatto che la piattaforma ti dia lo snippet di Dov'è, 30 secondi ti capito? fa capire quanto la tendenza comune è quella di andare per Certo. ascolti settoriali, piccole porzioni di brano. Tu hai la È un po' traccia. triste perché ti fa capire che l'attenzione generale nei confronti della musica è molto bassa. Poi l'ascolto non è più quello di un tempo. Io guarda, ti ringrazio, spero che tu abbia fatto ciò che ti piace anche oggi, Sì, che ti sei sentito sono libero. soddisfatto, sì. E quando vuoi passare siamo qua. Grazie mille. Grazie a voi.